Nel 62 avanti Cristo Cicerone si trovò a difendere Aulo Licinio Archia, poeta di origine greca, suo maestro in gioventù, dal quale aveva preso l'amore per la poesia e per la cultura. Dopo aver abbandonato in giovane età i luoghi d'origine, Archia aveva soggiornato a lungo in Magna Grecia, dove aveva ottenuto la cittadinanza romana grazie alla legge Plautia Papiria, che accordava questo beneficio a chi fosse cittadino di una città federata. Archia era da tempo cittadino di Eraclea, in Lucania. Nel 65 avanti Cristo venne promulgata la Lex Papia, che condannava all'esilio chi si fosse impossessato illegalmente del titolo di Civis Romanus. Gli avversari politici di Lucio Licinio Lucullo, protettore di Archia, si servirono della legge per colpire indirettamente proprio il famoso generale, che era ormai in aperto contrasto con Pompeo, futuro triumviro insieme a Cesare e a Crasso. Nel difendere Archia dall'accusa di aver usurpato la cittadinanza romana, Cicerone coglie l'occasione per esaltare la funzione civica del poeta e della cultura in generale. Archia si trovava nelle condizioni ideali per poter ottenere la cittadinanza. Infatti, egli era stato iscritto ad Eraclea, si trovava a Roma da molti anni, dal 102, e si era fatto registrare dal pretore Quinto Metello. A questo punto, afferma Cicerone, la causa potrebbe anche essere considerata chiusa. Si nihila aliud nisi de civitate ac lege dicimus, se non parliamo d'altro che della cittadinanza e della legge, nil dico amplius, non dico nulla di più, causa dicta est, la causa è stata difesa. Quid enim orum, infatti, che cosa di questi, ossia quale di questi punti, iterum infirmes, potresti di nuovo confutare, o meglio, quale di questi punti si potrebbero ancora confutare? An negaveritis, oppure potreste negare, Eraclea Archiam esse tum ascriptum, che Archia allora sia stato registrato ad Eraclea? Quecum ita sint, iudices, stando così le cose, giudici, quis neget, chi potrebbe negare, Archiam civem Romanum iure esse, che Archia è di diritto un cittadino romano? Nella sezione centrale dell'orazione, Cicerone, come preannunciato nell'Exordium, allarga il discorso alla questione più generale della cultura, nella quale Archia ha acquisito tali meriti da essere comunque degno della cittadinanza romana. Rivolgendosi al principale accusatore di Archia, un tale Grazio, sulla cui identità nulla si conosce, Cicerone afferma: «Nunc queres a nobis gratti, ora mi chiederai, Grazio, cur tanto opere hoc homine delectemur, perché mi compiaccia di quest'uomo con tanto entusiasmo?» Perché la poesia e più in generale la cultura, argomenta più avanti Cicerone, non sono solo un sollievo dalla routine quotidiana, ma offrono un supporto indispensabile all'esercizio della professione, hanno cioè una grande rilevanza pubblica.